Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vediamo la semina della misticanza di lattughine e soprattutto di mais. Due parole sul mais, ma ve lo dico dopo la sigla. Eccomi qua, allora, il mais. Io ogni anno provo a coltivare il mais. La resa è molto bassa, perché qual è il problema? Il problema è che ho poca acqua a disposizione nei miei cassoni. Quindi quando arriviamo al clou dell'estate, che devo abbandonare qualche coltura, tra gli ortaggi e il mais, purtroppo scelgo sempre il mais e poi lo abbandono a se stesso. Quindi raccolgo ben poche pannocchie. Quest'anno, per le prossime galline che arriveranno, spero tra una ventina di giorni, volevo coltivarne un po' di più, però farò un'altra cosa, faccio le piantine e poi farò l'irrigazione a goccia anche sul mais, con la paglia o con il telo. Quindi dovrei avere una resa maggiore e un consumo d'acqua minore, al pari delle altre colture, insomma. Lo stesso discorso lo vorrei fare per le insalate, vorrei coltivarne molte di più da dare poi alle future galline. Ho preparato due terreni di semina e il terreno è quello buono. Qui cercherò di mettere le insalate, perché così poi sarò pronto per trapiantarle direttamente. Sono solo le prime, ne farò molte molte di più. In mezzo metto 4-5 semi. Ho bagnato abbondantemente prima i panetti di terra, in modo tale da far colare l'acqua al di sotto, e alla fine coprirò con del terreno asciutto. Conserviamo per dopo. Lo so che qualcuno di voi dirà che è meglio seminare l'insalata direttamente in piena terra, ma in realtà, vi dico la verità, non sono ancora pronto con l'orto. Sono un po' in ritardo perché mi sono usciti altri lavori e quindi preferisco far così, almeno le prime, poi sì, farò in piena terra. Qui cerco di rispettare un 3 dita da ogni piantina. Adesso vediamo quante ne vengono fuori. Un seme per parte. Sono semi molto secchi, col senno di poi avrei potuto tenerli a bagno un po', comunque la terra è bagnata. Entrambe queste coltivazioni non le metterò nel semenzaio riscaldato, bensì nel nuovo semenzaio freddo che ho fuori. Freddo per modo di dire, perché la notte troveremo poi il modo di riscaldarlo con delle candele. Se avete già visto il video delle fragole, vi ribadisco che non ho inventato niente, ma era un sistema che già utilizzavo qualche anno fa, devo essere sincero. L'avrete già visto in giro. Quindi vengono 3, 6, 9, 12, 15, 18... 21 piantine, perfetto, copriamo con della terra buona, asciutta, e non bagno più. Nel frattempo che scrivo i segnapiante, per ricordarmi metto questo. Eccoci qui, sono passati circa 25 giorni da quando ho iniziato la semina del mais e dell'insalata. Piccolo errore da parte mia, ho anticipato un po' troppo i tempi per quanto riguarda l'insalata, e non era prevista la settimana fredda che abbiamo avuto fino a qualche giorno fa, quindi avrei già dovuto metterli in pieno campo, quindi non so quello che riuscirò a salvare. Io proverò lo stesso a metterle, ma vedete che hanno sofferto. Mentre il mais è molto bello, il mais è molto bello, mi avvicino. Qui ci siamo quasi, ho due vasi così, adesso tempo penso una decina di giorni che crescono ancora le piantine, visto che il freddo dovrebbe essere finito, e poi posso cominciare a trapiantare in pieno campo. Anche qui ho messo un terriccio da semina, ho messo lo stallatico pellettato, quello classico che conoscete. Mi dispiace per l'insalata, farò più attenzione la prossima volta con i tempi, sì, in effetti ho anticipato un po' troppo. Finisco il video sul mais, facendovi vedere il trapianto di queste piantine. Col piantabulbi tolgo una porzione di terra, una bella manciata di stallatico,
ogni terra abbiamo fatto cadere radici, adesso piano piano cerchiamo di togliere la piantina, eccola qui, con la sua terra. Dopodiché aggiungiamo il resto della terra. Il mais ha bisogno di molte sostanze nutritive e una buona pacciamatura, perché sotto tende a crescere molta, molta erba, poi è difficile da passare. Io è il primo anno che provo col telo, avevo messo la paglia l'anno scorso se non sbaglio, con risultati discreti. Dopodiché un'altra manciata. Questo invece è il trapianto di quei vasetti di insalata che vi ho fatto vedere prima, l'ho trapiantata 3 giorni fa, qualcosa ho perso ma qualcosa si sta riprendendo. Guardate che bella questa. Quest'anno abbiamo deciso di fare, almeno qui dove abbiamo l'insalata, la pacciamatura col cippato, sempre col goccia a goccia. Qui abbiamo trapiantato dei lupini, ma non ho fatto neanche il video perché è il primo anno che lo provo, quindi piuttosto che dirvi una cosa per un'altra, meglio che non dico niente. Andiamo a vedere adesso il mais. Queste sono le prime piantine che ho trapiantato, sono passati 3-4 giorni da quando avete visto la fase del trapianto, si sono riprese praticamente tutte, altre ne ho nel semenzaio, bella questa. Bene, ok, è tutto per questo video, vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo giovedì prossimo, se il video vi è piaciuto volete mettere un like, se no va bene anche il pollice in giù, almeno capisco un po' quello che vi piace e quello che vi piace di meno. Vi auguro una buona giornata.